Bella a tutti e ben ritrovati qua sul canale, signori miei, perché oggi video che appena ho trovato questi che vi andrò a mostrare, sono corso, preso, tornato a casa, registrato. Sì, sto registrando un video dietro l'altro perché così mi metto avanti, quindi vedete la stessa maglietta e vi dirò che questo, diciamo, questo set sta prendendo sempre, sempre, sempre più forma e finalmente, piano piano, sta. Adesso vi faccio capire. Che cosa andiamo a parlare? Di One Piece, ok? Perché ho trovato veramente un sacco di Funko Pop. Quindi adesso vado a cominciare a mostrare Onami, ok? Onami. Ok? C'è fatta più che bene. Ok? Veramente, veramente fighissima. Poi c'è anche i dettagli. Ok. Tanta, tanta roba. Ok. Quindi più che accettabile. Ok. Quindi la ciurma si continua ad allargare. E una è andata. Poi continuiamo con la ciurma. Chopperemon. Ok. Qua il solito chopper. Non vi ho fatto vedere la scatola di Nami, scusate. Recupero subito. Ok. Qua c'è Chopperemon. Andiamo a vedere Chopperemon. È un video lungo perché questo è tema One Piece. Poi ne arriva un altro che è sempre di Funko Pop. Cioè, vedete anche la spada, la katana, scusate. Io l'obiettivo intanto è di riuscire intanto a prendere tutta la ciurma, non mi interessa vecchio mondo nuovo, eccetera, eccetera, averli proprio tutta. Poi se riesco a trovare le varie varianti, tanta roba. Ma adesso vi faccio tutto vedere, tutto rustico, tutto è molto migliore così. Nel prossimo video sono anche altri tre Funko Pop, tanta roba. Ma qua andiamo avanti con la ciurma Chopper. Vedete, qua ho trovato sia il Chopper così che questo Chopper, me le sono presi. Ok? Che non poteva esimermi di comprarlo. Ok, questo è di One Piece Shonen. Ok, Shonen Jump. Anche, tipo, vedete anche tipo un po' la scatola qua protettiva è molto diversa. Tanta roba, ok? Cioè, anche il dettaglio qua, quel bastone, finalmente il medico di bordo l'ho trovato, ok? Vado un po' veloce, ragazzi, perché oltre a questi ci sono anche, oltre comunque alla ciurma, ho anche altri due chicche che
poi vi dirò. L'ultimo che ho trovato della ciurma è Usopp. Ok? Quindi, cioè, alla fine, con la ranocchia in capo, quindi diciamo un po', diciamo il fatto di riuscire a trovare tutti, che alla fine mi manca Frankie, Nico, Robin, così a memoria, e basta. Sanji, tre. Piano piano, ecco qua, Usopp. Cioè, veramente, vedete anche con la ranocchia tutti i vari dettagli. Tanta roba. Tanto ne approfitto anche fra. Perché poi uno, negli ultimi video, molti dicono: ah, non tirare fuori dalla scatola. Io li tiro fuori dalla scatola per mostrarveli. Come vedete, li rimetto dentro con la loro scatola. Ok? Poi ovviamente sotto nei commenti ditemi se volete che migliori qualcosina, se vado più, molto più piano a farveli vedere. Ditemelo nei commenti, no? Io preferisco anche non fare tanti tagli proprio per renderlo più, rendi più partecipi, per vedere che i miei spostamenti, eccetera, eccetera. Gli ultimi due sono diciamo, l'altro mio personaggio preferito e l'altro anche tipo uno dei nemici più carismatici, diciamo. Uno è Doflamingo, ok, che tanta roba. E per chi segue l'anime, soprattutto in italiano, vorrei, ditemi chi l'ha doppiato in Italia? Chi è la voce italiana di Don Flamingo? Don Chisciotte. Cioè, vedete anche i dettagli qua. Cioè, io veramente preferisco spendere 1000 volte i 20 euro per questi Funko Pop. Qua tutti i capelli, anche gli orecchini. È veramente, veramente, veramente figo. Perché queste chicche, diciamo, e mettiamo qua. L'ultimo, ma non meno importante, è, diciamo, è l'altro mio personaggio preferito. Che, cioè, perché ha visto l'anime, sa già. Ok, Portuguese di Ace. Ok, veramente, veramente tanta roba. Okay. Quando l'ho visto lì, ho detto no, mio, quanto è figo. Soprattutto i dettagli qua delle facce sul cappello con le fiamme. Tatuaggio, poi il ballo che c'è anche tipo con la conca, c'è proprio veramente 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 tanta roba. Cioè, signori, qua questa collezione dei Funko Pop è veramente tanta roba. Il primo, comunque, questi Funko Pop di One Piece, sto cercando di prenderli e farli tutti insieme, e li faccio così anche quando li troverò nei prossimi. Adesso registrerò gli altri tre, perché comunque saranno, anche quello lì sarà un pochino più corto, non mi interessa. E niente, ci vediamo poi a un prossimo appuntamento. Bella.